buongiorno coccodrilli, questa mattina tutto al volo, ma sempre la banana pochette. Ora si parte, andiamo a vedere il cucciolo d'uomo, che cosa fa. Sono belli i nonni che riposano, oggi lasciamo riposare perché è giusto così, e delle volte bisogna anche perché la prossima settimana sono in ferie, quindi vabbè. No, cioè, raga, sta pieno anche stamattina, cioè, sta proprio pieno. Guarda lui quanto è contento, sta a braccia aperte. Non vi dico, oggi ho letto l'oroscopo. Amore, Venere in trans risolve le vostre problematiche con il partner. Ma come cazzo è possibile? Venere in trans, io me la ricordo Venere buona, scappava dall'acqua con quelle lupone. Là, Botticelli ci si è fatto 166 seghe su Venere, porco cane, adesso Venere in trans. Ma di qui sta manna, fuori di testa, si sono oroscopati il cervello, ve lo dico sempre, Venere in trans, io boh. Se volete dei consigli e dei pronostici calcistici, c'è Gianluca Sambuca. Già il nome Gianluca Sambuca è un genio, Gianluca Sambuca. Quindi ragazzi, ve lo taggo qua, se volete giocare e ci volete chiappà, Sambuca dovete seguire. Rebasa ci ha salutato, tanto lo devo a Donze perché l'ha fatto senza che io gli dicessi nulla, quindi Ale ti volevo ringraziare pubblicamente, so che tu l'hai fatto col cuore, nemmeno mi hai chiesto una storia, niente, però io voglio ringraziarti pubblicamente perché per me sei una grande persona, quindi ecco, te lo volevo dire davanti anche a tutti i miei coccodrilli, quindi Donze numero uno. Adesso vediamo chi manderà ancora a fanculo nonno Faustino. Ciao nonno Faustino, grande, ci vediamo presto, Sfera e Bassa. Ehi! Ci ha salutato Sfera! Ma chi cazzo è sto Sfera? Saluta Sfera! Ciao Sfera! Più forte, dai! Ma vaffanculo tu e lui! Per confermarmi, Vedete raga, io non so normale, cioè non la cancello, perché comunque per confermarvi che Rivi ha fatto tutto casareccio, me l'ho anche scordato, anzi... E prima fate finta che non c'è. Ho detto che mi sono sbagliato a taggare la persona che ha contribuito ad avere il saluto di Sfera e Basta. Quindi era Francesco, era un altro wanted card. Quindi lo metto qua. Grazie Francesco. E niente, per il resto, io... Che vi posso dire? Quando uno non c'ha un cazzo da lì. Ma tanti fanno le storie e non c'hanno un cazzo da lì. Io che vi posso dire? Niente, c'ho un cazzo da lì. Oggi sto fuso. Torni a casa, guarda che c'è. Ma quanto è bello il babbo Drillo, quanto è bello, eh? Mannaggia, guarda, quanto è contento, guarda. Che spettacolo, attrazione estiva, babbo Drillo. Oh no! Ah, dai! Questa è magna, la salsiccetta? Ma non l'ho detto chiaro. L'amore? Te la do! Ma quante ne mangiate? Eccola! Ma là ti piace la salsiccia? Sì. Che ti piace, la salsiccia? Sì, a te che ti piace, salame? E te che ti piace? Che ti piace? Levati di che ti piace? La turca. Come? Turca. Levati! Ma si può toccare. Sei d'oro? Ma mi fa mangiare. Che ho fatto? Madonna. Che fa? Ma ti è bello di pelaccio? Ma via, adesso lo fai. Pelo? Dove devo tirare il pelo? Lui me lo non... Mannaggia cosa. Ma è bello, gli fa il pennello. Ma non ne fami? Mi vuoi allenare adesso? Allenamento fatto, mamma mia quanto su grusso, guarda che pocce che c'ho, grosso e coglione, guarda quanto su grusso, guarda. Ma lei, con le mani la sta ferma, e con cosa fa? E la sta ferma con le mani, con cosa fa? E la sta ferma. Guardate che ha fatto nonna Maria, la schiacciata con le cipolle, mamma mia. No vabbè, senti come crancia, crancia, com'è? Buona trancia, trancia. Vai, guarda la gabbia dei matti questa! Questa è una gabbia dei matti! No, aspetta, questa è la gabbia dei matti, ci muoviamo! Fai un po' un capello! Ma porca maia! Chiappa un altro, chiappa da me! Lutaro! Chi ha segnato? Lutaro! Chi ha segnato? Ma poi chiappa un culo! Chi ha segnato? Lutaro! Ma chi? Ah, Lutaro! Per il ballo? Ma chi? Ma non l'ho visto? Ma da chi? Non fatto? Ma io, come si chiama adesso?
Ma l'hai visto? Era in espulsione o no? E come no? In quel modo se fa un fallo. Gli amuleti. Lukaku non l'abbiamo schierato perché non gioca, ma l'abbiamo qui con noi. Lukaku de dove è? De Fuligno. De dove è? De Fuligno. Tutto pronto, ragazzi. De cazzo dell'arbitro. E ti da tagliare il rigore, il pallone è passato sopra il testo bene. Ma che gli ha fatto? Che gli ha toccato? Ma là! Che te l'ha meritato, saltici! Ma vaffanculo, va! Incazzato, incazzato! Tu, comincia a rompere i coglioni sopra le gambe! Ah. Ma con chi ce l'è? Sono le... Ma chi? Cane. Il cane che è? Che mi va a venire alzo un panto alle gambe. È un fio? Da Mourinho. Anche se era defilata con il mancino, con il signor Ronaldo, no? Ma da rivedere la posizione è clamoroso. Vedi, clamoroso. Il controllo bastone qui, ovviamente Andanovic non può andare sul proprio compagno perché ripeto, anche se gira in palla. Ah! E la sta ferma. Ah! Ma non è che ho da stato qui per fame di rispetto. Ah, pensavo vinceva. Mi ha sentito una festa. Pensavo che allora denuncia la batta, lei le dico io. Fa le lezioni. Come abbia preparato. Niente, loro non vogliono fare lezioni. No. Niente, oggi critiche. Lutaro per terra, il governo è un casino. Qualcosa? No. Del governo? No. E che hanno fatto? Ho fatto un vomito. Oh. Che me frega niente. Perché? Che cazzo me frega da me? Io ci ho capito un cazzo. C'è, ma che una leggerezza. Vai, vai. Ma che cazzo di rigore ha dato? Che il pallone è girato 100 metri e lui stia lì vicino alla porta. Quegli affacci anche l'ha tenuto, l'ha tenuto. Il pallone ne piava tanto. Che il pallone è passato sopra. Vabbè, ma c'è se il pallone... Ma che? Quello è il rigore? L'incertezza di bastoni c'è. Oggi sta incazzato nero, sta pieno di incazzature. Oh, meno male che scappa sta cresta dritta. Chi entra? Non mi piace, mi dai. Chi entra? Chi è? Ecco, chi? Arturo Vidal. Chi è? Entra là! Che me frega da me? Erickson. Vabbè. Chi entra? Chi? Erickson. Chi? Ah, che sega, oh. Chi entra? Non l'hai visto? Dì il nome. Non ne so. Dillo. Non ne so. Ugo, intuisce. Quanto stanno? Un errore per il passaggio a... Quanto stanno? E vado a star guardando. Vinciamo? Vinciamo? Fermate con le mani! Io che guarda, mi sta incazzando! Le mani ce l'ho qua. Ah! Volta non è nata bene, abbiamo perso dei protagonisti. Però ho visto la partita vicino a una persona speciale, quindi io ho vinto personalmente, bello nonnone, sì non è convinto, volevo fare tutta sta cosa, sta dedica per te, tu niente, sono detto con le mani del Don Musa. Ah, tu ci scherzi, ma io me lo muso. Oh, sì. Codrilli, buonanotte, purtroppo la partita è andata male, ma non era molto incazzato, però solo poterla vedere con lui, stare un po' anche abbracciato e coccolarlo per me vale di più di ogni campionato, coppa dei campioni, può essere qualsiasi cosa, quindi sono sempre soddisfatto. E poi il calcio, ragazzi, è un gioco, un divertimento. Ci sta oggi, mi hanno preso per il culo verso l'Inter, qualche juventino mi ha scritto e raga, tanto domani mi devo svegliare uguale, anzi prima, domani che attacco prima, quindi non è che mi ci va Barella o Conte o Rana a lavorare, quindi ci devo andare io. E anche se hai perso l'Inter non cambia niente, però ci siamo divertiti insieme. Buonanotte, adesso spazio alle vostre storie.